Eccoci di ritorno dal Roma Whisky Salve a Festival, tutti. un evento molto interessante con tutto il problema delle elezioni. Il 4 marzo c'è stata una grande audience. Questa sarà una puntata vista dai praticanti. Devo dire, io mi sono molto divertito, c'erano cose molto interessanti da vedere e da assaggiare, ve ne parleremo ora. Invece Lorenzo, tu? Beh, mi allineo a quanto hai detto, è la terza partecipazione al Roma Whisky Eh Festival sì. che faccio, sempre come praticante, la trovo sempre più interessante. Sì. Quest'anno c'è stata anche l'aggiunta della parte Cognac Cognac, Armagnac. Armagnac, che è interessantissima. Sì. Ci sono delle masterclass importantissime, Sì. interessantissime, anche se poi tutto sommato non le frequento, non le ho mai frequentate. Perché piuttosto che focalizzarmi su una determinata distilleria o su un determinato Singolo singolo prodotto, preferisco invece spaziare, praticare. praticare e andare a assaggiare cose che magari Se no, difficilmente difficilmente si sì. possono assaggiare. La prima E cosa che abbiamo la cosa che abbiamo assaggiato. assaggiato, abbiamo avuto la fortuna di assaggiare questo imbottigliamento privato della Kiloman proprio per Roma Whisky Festival. Una selezione di pino Nuova e selezione di di vino, sì, whisky vino e Perrot, co. whisky e co. E che dire, Castrate, un Kiloman 50 e fantastico, passa 50 e passa gradi, molto gradi. elegante nel suo essere Sì, deciso sì, e corposo, sì. non c'è il Non c'è filtro, filtered. per cui veramente un momento. Aveva le mie Sì, caratteristiche. anche le mie, abbiamo cominciato benissimo. Sì, siamo Cioè, siamo partiti alla partiti grande proprio. molto molto bene. Altro? Altro è stato molto interessante Wilson e Morgan, Molto Wilson e Morgan, è stato interessante, poi li ringraziamo, sì, li dedicheremo anche due delle puntate. puntate. Ci hanno gentilmente offerto dei sampler, un Koalila, le Daig, così Diciamo le Daig. italianizzato. Anch'essi, nonostante si parli di whisky, nonostante si parli di Scozia, però eccellenza italiana come imbottigliatori privati. Sì. Poi cosa abbiamo Grazie assaggiato? mille. Poi io ho Grazie veramente. fatto un salto alla Pernod Ricard, dove loro rappresentano Ballantine, Chivas Regal, Jameson, che Stratisla, che abbiamo fatto una puntata su Stratisla, il sampler di Stratisla ce l'hanno dato sempre in questa occasione. Ringraziamo anche Pernod Ricard. E devo dire che noi saremo molto ben intenzionati a fare delle puntate su queste distillerie perché molto spesso, come detto anche nella puntata di whisky da supermercato, questi whisky vengono confusi con whisky economici da supermercato. Invece Ballantine, Jameson e Chivas Regal hanno comunque un range di whisky molto interessante. Sì, Lo Stratisla ci ha andate a insegnato. vedere la puntata, Sì, ci ha andate nella colpito puntata, ci ha colpito molto e molto, ci sì. piacerebbe far capire che in Italia che queste sono distillerie che invece vanno capite e vanno apprezzate per tutta la qualità del loro Anche prodotto. perché storicamente, tra l'altro, sono anche molto Ah, importanti, perché sì. danno il via a tutta Chivas. una serie Certo. insomma, Jameson ecco, di è situazioni la che poi. storia dell'Irlanda. Sì, appunto. Per cui non sottovalutiamo No, né assolutamente. Chivas, né Ballantine, né Jameson. Sì. Poi qualche particolarità, il Puni, Eh parliamo del Puni, parliamo del sì. Puni. Puni, whisky italiano, Sì. viene fatto intorno a Bolzano, tra l'altro una Verso cosa, vicino alla sì, Svizzera. vicino alla Svizzera, tra l'altro da quanto ci hanno raccontato tutto il whisky è invecchiato sotto dei bunker, Sì. credo della Prima Guerra Mondiale. Diciamo che la scelta è derivata dal fatto di cercare di avere sempre una vicinanza molto alta con il clima Sì, scozzese. beh. E con questo stratagemma riescono ad avere probabilmente nell'invecchiamento Certo. Abbiamo assaggiato il sole il del Puni, sole di ci ha Puni. colpito molto, Sì, un whisky io non interessante. so se ne avevi sentito già parlare di Puni, a me non ne avevano parlato onestamente benissimo, invece devo dire che questa versione, il Sì. sole, è un whisky comunque che non costa neanche tantissimo, non è il loro whisky di punta, ma insomma è veramente a me. Devo Sì, sì, dire, è sì, piaciuto molto. Anche con Puni speriamo di riuscire ad avere qualche sì. Sì. contatto.
perché sarebbe interessante andare a scavare un po' nelle caratteristiche della distilleria. Poi la cosa interessante, insomma, quando si incontrano queste novità, è anche giusto, a meno che non facciano veramente un lavoro cattivo, secondo me è anche giusto ed importante sostenerli Ah, in qualche modo. certo, Cioè, giustissimo. non si può paragonare magari un Puni a un Oban, cioè, Sono appunto, appena nata, è nata da poco, appunto, per quindi cui va preso sicuramente. per quello che è, però sicuramente è una buonissima bevuta. Sì, molto Molto interessante, molto interessante. interessante. Io poi ho fatto un salto alla Bulleit, e lì ho avuto il piacere di assaggiare il loro Bourbon 10 anni. Mi ha colpito, io non sono un amante del Bourbon, non era dolcissimo, era molto interessante, strano per essere un Bourbon. L'ho fatto assaggiare al buon Lorenzo senza dirgli cosa fosse Lo e ci ha preso, mi ha detto Bourbon e io sono rimasto bravo, complimenti, gli ho fatto i complimenti. Dopo Bullet, Beh, dopo Bullet, visto che siamo comunque in America, io vorrei ringraziare e salutare l'Honesty Group, la signora, insomma, che li rappresentava, che era sì. lì ai banchi d'assaggio, che ci ha offerto una Rittenhouse, Rye Whiskey. Rittenhouse, Rittenhouse, sì, devo dire, ci piace a molto. noi il Rye E a noi ci Whisky piace, sì. piace, questo Rittenhouse Sì, l'avevamo già era assaggiato in fase veramente di corso, siamo stati ben lieti di di replicare, perché replicare, noi sì. che più pratichiamo più siamo contenti. Sì, per cui Rye Whisky con tutte queste note Sì, speziate, insomma, buonissimo. anche con quel filo di dolce che Sì. ti colpisce per le sue varietà. Io poi ho fatto un giro da Diageo e lì ovviamente c'era la Cavoulin, Talisker, tutte le loro eccellenze, Johnny Walker. Ho assaggiato lo special release 8 anni di la Cavoulin del bicentenario, mi è piaciuto, tu purtroppo non so dove stavi. Poi lì c'era anche il Collectivum 18 che è release special blended, se non ho capito male, loro hanno messo un po' di ogni whisky di tutte e 28 delle loro distillerie. Ah, Quindi vedi. deve essere veramente qualcosa Questa me la sono di persa. interessante. Non l'ho Me assaggiato, la ma sa. questo collettivo io me lo sono segnato, diciamo. Poi il Brora 34, solo 3000 bottiglie numerate al mondo, un'edizione limitatissima. Dove eri tu invece di Invece io quasi bevande? sicuramente ero da Whisky Italy, Fine Spirit, no, ma ero nel Whisky, mondo della vendita online. Anche loro li ringraziamo, molto, molto carini. Abbiamo assaggiato delle sì. cose interessanti, tipo l'Anglescozia, un 14 anni, l'Azeborn, No, poi molto Springbank. Sì, disponibili. molto disponibili. Sì, Abbiamo anche, gli avevi chiesto come. abbiamo chiesto com'era la Sì. gestione, insomma, del mondo online sulla vendita. Ci hanno risposto anche in maniera abbastanza Sì, esaudiente e sono stati sinceramente, cosa che con il magari non. massimo delle Sì, con informazioni che massima loro possono dare. informazione. Difatti, loro sito è molto completo e molto interessante, anche Sì. per assurdo per studiare, Sì, è insomma. vero, è vero, Io poi sono andato un attimo è vero. all'area Cognac Armagnac, dove ho visto Dupont con i suoi grandissimi Armagnac, grandissimi Cognac. Loro parlano francese, io con il mio inglese stentato non è che ci Hanno siamo bevuto, insomma. capiti moltissimo, però devo dire molto interessante questa apertura a tutto il mondo del superalcolico e non solo al whisky. E Dupont era presente in modo importante con le sue bottiglie. Io la parte della che purtroppo l'ho saltata. L'ho saltata perché mi sono concentrato ovviamente su whisky. Questo è un difetto E professionale, vabbè, insomma, e vabbè. una deriva che Ma c'ho. E volevo ringraziare Pellegrini, Group S.P.A. sì. che c'è, insomma, attraverso loro siamo riusciti a prendere una bottiglia di Koval, che è La questo. puntata è già La uscita. puntata è No, uscita, sì, uscirà. uscirà, No, 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 sul Coval uscirà. uscirà la puntata, e questa micro distilleria di Chicago, Sì. è un full grain, Molto molto interessante. interessante, molto buono, li ringrazio perché insomma grazie a loro poi l'abbiamo presa a un prezzo contenuto, perché nonostante fosse 50 cl i prezzi, Diciamo sì, cioè, ce la diciamo facevano che. pagare, però devo dire che è stata una puntata di degustazione. Grazie di avermi fatto scoprire il Koval, Diciamo che, ecco, è possiamo stato molto dire che. Sai, comprarlo senza assaggiarlo è interessante. Eh no, diverso certo, che poi ma assaggiarlo e poi è comprarlo, quello che dico perché sempre io.
anche il discorso sul sito di mettere dove andare a bere buoni whisky, è perché prima di comprare una bottiglia può costare 50-100 euro e poi magari scopriamo che non ci piace, conviene sempre averla prima degustata. L'occasione del Roma Whisky Festival, di A Tutta Torba, di questi eventi di degustazione, è proprio quella di cercare di ampliare la nostra conoscenza sul whisky per poter poi dire ok, compro questa perché l'ho assaggiata, so che mi piace. Infatti, proprio per ampliare la nostra conoscenza sul whisky, noi abbiamo assaggiato anche il whisky islandese, il Floki, Sì, che è allora, secondo particolare, voi, secondo voi. come lo essiccano il malto? Quei geyser? No, Lo essiccano con lo essiccano sterco di di pecora, pecora, quello sì, e c'hanno quello essiccano, sì. e quello usano. Devo dire, strano, molto strano, se però volete colpire un vostro amico o anche un esperto. In bocca era fieno, era Sì, proprio fieno, sembrava molto vero. particolare, molto Sì, simpaticissimo il ragazzo sì, che sì, ce l'ha sì, sì. fatta assaggiare. Diciamo che ecco, lo preferivo forse al gusto che all'olfatto, perché all'olfatto rimaneva molto, non so se magari anche, non è neanche appropriato come termine, però ecco, Sì, un po' stalla proprio, un po' cioè, stallatico, sentiva. però devo dire, se volete sorprendere qualcuno, la bottiglia di Floki a casa ce Sì, la vero, dovete avere. vero. Io poi ho parlato con Glen Grant, un'altra distilleria che fa grandissimi whisky e che purtroppo oggi se io dico a un amico mio Glen Grant ancora mi dice gusto chiaro, colore pulito Sì, o è vero. l'incontrario Sì, certo. giustamente, e il famoso Ci hanno fatto Michele. lavare il cervello un Ci hanno pochino. lavato il cervello purtroppo, è rimasto ancora, tutti sono legati ancora a Glen Grant 5 anni da supermercato. Glen Grant fa grandissimi whisky che non dobbiamo confondere col mondo del supermercato, per quanto poi se non ricordo male, è uno dei tuoi whisky preferiti Sì, il 10 anni è base. uno dei. Sì, anche il 5. Il 10 Comincia ad meglio, essere già, comincia a insomma. essere. Che Però il 5 anni lo trovo un single malt. per tutti i giorni può Sì, che per tutti i essere, giorni può con una spesa essere. di 15-20 Sì, euro, è molto interessante. sì. Poi, Poi altro giro, dove Fine siamo andati? Spirits. Fai spirite, abbiamo già parlato. Ci manca la parte quella sud-asiatica. Ah, sì, L'Asia, ci manca l'Asia. abbiamo fatto un giro in In India. India, in In India abbiamo fatto India il c'era Paul John, abbiamo assaggiato il loro Kanja, credo che la Sì, pronuncia sia questa. penso di È sì. stato il best whisky asiatico del 2018 ed effettivamente a me è piaciuto molto. A me è piaciuto, non so il prezzo, ecco, magari quello potrebbe. Io ti devo dire che sì, mi è piaciuto anche a me, ma trovo degli altri whisky più interessanti. Soprattutto qui, non voglio dire nulla perché non voglio sbilanciarmi sul Paul John, anche loro distilleria Particolare particolare, insomma. oltretutto perché in India non si può distillare a una gradazione Certo. alcolica troppo alta e loro hanno una dispensa per poter distillare invece a una gradazione più alta, ma solo per vendere fuori dall'India perché sopra una certa, non so se il 46 gradi mi sembra, in India non si possono vendere super alcolici. Lo trovo interessante, ma ecco, nel panorama di tutti gli assaggi che ho fatto quel giorno, ho trovato cose più Più interessanti, ecco. interessanti. E io alla fine sono uscito con un whisky in mano Meno male è praticamente uscita alla perché sì, sono uscito. fine. E poi alla fine con l'amico Carlo Dutto mi ha detto: ma non hai assaggiato il whisky, il Tokinoga? Ma guarda, no, ma stavo andando, ero venuto solo a salutarti. Siamo andati a prendere un goccetto di questo whisky. Io praticamente sono uscito dall'evento col bicchiere pieno in mano. Non so la gente se mi ha visto fuori cosa possa aver pensato. Però devo dire grazie Carlo, perché pure il Tokinoka, io non sono un amante dei whisky giapponesi, non so tu. Diciamo che, Sei un purista dello ma scotch, no? neanche diciamo che secondo me cominciano ad avere un'importante fila di mercato e vanno studiati molto bene. Però vorrei prima studiare altre cose piuttosto Che andare che sul andare giapponese. subito sul giapponese. A me, devo dire, il Tokinoka mi è piaciuto. A questa puntata seguirà una puntata con Pino Perrone, che è Sì. uno degli organizzatori del festival. Noi vi abbiamo fatto vivere ora il momento Il praticante, del insomma. praticante, del Sì. gusto, del divertimento. Con lui entreremo anche nel dettaglio di chi invece lavora Lavora, e sì. deve Cosa stare c'è lì dietro? per riuscire a far sì che tutto Sì. vada al meglio. Che dire, noi ci prenotiamo per il prossimo anno. Sicuramente.
sicuramente. Bellissima esperienza. Il prossimo cercherò anche di fare 2 giorni, invece che uno solo, per approfondire per approfondire meglio. Ancora meglio. Mettiamo cioè. Una tenda lì fuori, così non dobbiamo vediamo, neanche guidare. Vediamo, vediamo. Ringrazio sempre Lorenzo. Grazie Arnaldo. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima. Bevete poco, bevete bene. Ciao. Ciao.